Ciao a tutti e bentrovati. Oggi Chiesa Livorno Informa dedica una puntata speciale alla patrona Santa Giulia. Ma prima ascoltiamo il vescovo Giusti che ci parla della festa e di tutti gli appuntamenti. Monsignore, siamo ormai vicini alla festa di Santa Giulia. Come dobbiamo viverla quest'anno? Qual è la caratterizzazione? Una città bella. Una bella festa della, patronale, una, una festa della città affinché tutti quelli che in televisione o dal vivo vedranno le manifestazioni per Santa Giulia 2016 possono dire: Ma guarda lì che bella città e che bella gente c'è a Livorno. Perché in questo momento dobbiamo essere attrattivi, dobbiamo cercare di far sì che la città si mostri col volto più bello, affinché arrivino imprenditori affinché portino lavoro a Livorno, questa è la prima esigenza, si valorizzi la città da un punto di vista turistico, ecco il palo dell'antenna insieme all'arrivo anche delle reliquie di Santa Giulia, ecco gli sbandieratori, tutta una serie di iniziative che verranno fatte, però ovviamente è una festa religiosa, è la patrona di Livorno, una santa martire, santa martire allora noi ricorderemo in questi giorni soprattutto i martiri di oggi purtroppo, i tanti martiri cristiani di oggi e sarà in mezzo a noi venerdì sera nella chiesa di San Benedetto padre Damiano Puccini che è un sacerdote italiano che è missionario in Libano e sta nei campi profughi dei fuoriusciti dalla Siria da alcuni anni in Siria mi ha detto sono due milioni i profughi ospitati i profughi siriani ospitati in Libano altre che 100.000 persone come si può dire qui in Italia o in altri paesi europei e il popolo libanese da anni accoglie e sostiene questi due milioni di siriani. È una bella lezione anche per tutti noi. Ma ci aiuterà a capire anche il dramma di tanti nostri fratelli cristiani che vivono nell'indifferenza generale, dice il loro martirio. E ci racconterà qual è la situazione e anche noi come potremo essergli vicini. Ci auguriamo che questo tempo sia anche un tempo di preghiera e aiuti tante persone a trovare il coraggio di dire la fede. Don Mauro è il cappellano dell'Arciconfraternita di Santa Giulia, riusciamo Don Mauro a ricostruire un po' la storia, che è una storia un po' misteriosa di Santa Giulia? La notizia non sono molte, principalmente era una, una, una giovane cartaginese, poi si sa che finischiava di un, di un, <coughs> di un padrone che la portava con sé, poi finivano i pirati, poi non volle... Poi non volle immorare gli idoli e quindi finì martire. Questo era il punto, anche perché il suo, il suo padrone come dice, era molto affezionato ma insomma, fu coinvolto in una storia, in una festa pagana. È... Poi, sulla, passio, sulla, passio, sulla storia originale si, si si costruiscono le passioni: allora c'era uno schema abbastanza fisso. Ecco e poi c'è questo passaggio del corpo dalla Gorgona alla, 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 alla Corsica insomma è, la storia è, è molto complessa, sì, complessa. anche le notizie precise non sono molte è una storia antica però perché è patrona di Livorno? È, è perché nel passaggio a Brescia c'è un monastero dedicato a Santa Giulia e l'erbengarda mi pare è, e volle il corpo nel monastero e quindi nel trasporto dal, si, fermò, si, si fermò qui e ha lasciato, ricordo, nel, in tutta la fascia mi pare. Anche sulla c'era una Santa Giulia vicino a Caprona. Eh, quindi, allora i, i Santi erano, insomma, erano. Una cosa interessante, no? Avere il santo dalla propria parte, qui probabilmente sono lasciate alcune reliquie che sono qui nel, nel reliquiario, ma al solito siamo nel campo delle, della devozione, della fede. La cosa sicura è che la fanciulla è morta per la fede e ha dato la vita per Cristo. Quello che è importante è questa devozione dei Livornesi che è una cosa che, che resiste, con eh? la chiesa aperta, è tutto a parte. Poi abbiamo l'adorazione quotidiana con Santissimo Sacramento e quindi è tutto un via vai eh? è un punto di riferimento Sì, sì. la messa la mattina e eh, eh, ci sono a, a Santa Giulia la gente, i Livori sono affezionati eh? e fa il pandan con la Madonna di Montenero credo, che siamo ecco. Anna Tania è il governatore dell'Arciconfraternita di Santa Giulia del Santissimo Sacramento ma che cosa fa l'Arciconfraternita a Livorno? A Livorno L'Arciconfraternita è un insieme di persone che sono iscritte, che rendono omaggio al Santissimo Sacramento e alle reliquie della patrona Santa Giulia. Chi ha eh, pensato di raccogliere le reliquie di Santa Giulia? Una cosa antica, perché Santa Giulia quando, scese, quando la portarono dalla Gorgona si fermò. Al porto di Livorno e al porto di Livorno eh, fece anche dei miracoli, questo è quello che ci raccontano. E allora i livornesi l'hanno eletta a patrona proprio a furor di popolo, mentre la, la santa veniva portata poi a Brescia eh, perché la figlia di Desiderio, re dei Longobardi, era una badessa e viveva su eh, a brescia nel, nel monastero e lei volle le reliquie cioè volle il corpo di santa giulia come per poterlo eh, onorare e, e a noi eh, lasciò un piccolo eh, diciamo così piccolo segno eh, del cranio e, e successivamente ci portarono una falange della mano. Oltre a conservare le reliquie, l'arciconfraternita si occupa anche di eh, mostrare, comunque, le meraviglie che sono qua, come l'oratorio di Saranieri dove siamo adesso. Sì, anche questo, e l'abbiamo, diciamo così, restaurato eh, 25 anni fa, l'abbiamo proprio restaurato con l'aiuto dell'Ions. E però purtroppo la guerra i suoi guai li aveva già combinati e quindi quello è quello che abbiamo insomma abbiamo cercato di tenerlo il più possibile però tutto quello che c'è è, è dell'epoca quando è stato diciamo così costruito San Ranieri era eh, noi appartenevamo, appartenevamo alla chiesa di, eh, di Pisa perché eravamo sotto Pisa e quindi, in onore del santo loro, abbiamo, diciamo così, la Giofraternita ha costruito l'oratorio. Anche gli stalli sono originali dell'epoca, quindi è del 1696. I pavimenti sono fatti di dure, con le pietre dure della scuola eh, di Firenze. E sono, sono belli, però sono molto delicati. E adesso alcuni appuntamenti per la prossima settimana. Sabato 14 maggio alle 21 la festa giovani, la veglia e la santa messa vigiliare di Pentecoste alla chiesa di Saiaco. In caso di maltempo il tutto si sposterà all'Istituto Santo Spirito. Domenica 15 maggio alle 21.15 il concerto delle orchestre dei conservatori della Toscana in cattedrale. Venerdì 20 maggio alle 21 alla chiesa di San Benedetto incontro con padre Damiano Puccini che racconterà la sua esperienza nei campi profughi del Libano. Sabato 21 maggio alle 8.10 il consueto pellegrinaggio mensile diocesano al santuario di Montenero e a seguire la Santa Messa. Alle 10 sempre al santuario la costituzione del Comitato Promotore dell'Opera Giubilare La Cittadella della Carità. Alle 21.30, infine, sempre sabato 21 maggio, l'accoglienza delle reliquie di Santa Giulia alla Darsena del cantiere di Porta a Mare. Domenica 22 maggio, alle 17.30, in cattedrale la Santa Messa per la festa patronale di Santa Giulia. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra 15 giorni e mi raccomando non perdetevi la festa di Santa Giulia. Ciao!